buonasera a tutti ragazzi e vi ringrazio per essere venuti a visitare questa mostra che la Proloco di Colonio Monzese insieme agli artisti di Arte a Colonio ha preparato insieme all'Associazione Amici della Biblioteca. Allora, a questo punto vi ringrazio ancora a nome dell'Associazione. Vi ricordo che questa mostra rimane aperta fino a mercoledì perché è l'ultimo giorno dove chiuderemo praticamente, perché subito dopo verrà allestita la mostra per la Shoah. Io volevo dare la parola all'assessora vice sindaca Loredana Manzi, che magari ci voleva portare i saluti dell'amministrazione. Prego. Intanto buonasera a tutti, in effetti vi porto i saluti dell'amministrazione, sono contenta insomma di questa mostra perché comunque è un momento di incontro importante, perché insomma l'arte è importante, quindi è una bellissima cosa. Vi faccio gli auguri per questi 10 anni, non lo sapevo. I primi 10 anni, dai. Esatto, i primi 10 anni, speriamo ce ne siano ovviamente ancora. E niente, quindi io faccio gli auguri a tutti, continuate tutti a dipingere, a esporre. Sì, come diceva appunto Salvatore, settimana prossima, quindi il 20, inauguriamo appunto questa mostra sulla Shoah, sulle donne della Shoah, e prima appunto dell'apertura della mostra ci sarà un breve concerto in sala Pertini appunto di apertura di questa mostra. Insomma, dico importante perché il tema è importante e insomma sono argomenti che non vanno assolutamente dimenticati. Grazie a tutti. Due parole sulle vie del fuoco che mi sono scritta, perché purtroppo non me le ricordavo tutte, quindi l'ho preparata. La scoperta del fuoco è stata l'evento più straordinario della nostra storia. Imparare a usarlo è stato necessario per la sopravvivenza e la crescita intellettuale del genere umano. Grazie al fuoco la nostra specie ha imparato a cucinare, a illuminare, a riscaldare gli ambienti, a proteggersi e a creare oggetti di diversa forma, dimensione e scopo. Così è stato possibile passare dallo stile di vita del nomade a quello più evoluto, che ha contribuito a far nascere e crescere la nostra civiltà. Il fuoco ha aiutato l'uomo nel suo percorso di civilizzazione, allontanandolo dalla brutalità istintiva. Attorno alle fiamme di un focolare, tutte le comunità del mondo hanno iniziato a radunarsi, a condividere idee e opinioni, a far crescere l'iniziativa e la creatività. I nostri antenati si sono presto accorti che il fuoco è l'unico elemento che dalla terra è capace di andare verso l'alto, verso l'universo. Da molto tempo anche l'arte, così come il fuoco, ha spazzato via le frontiere, creando un senso di unità anche nei periodi più bui. Inconsapevolmente gli artisti spesso sono i migliori ambasciatori della comunicazione. Attraverso le loro creazioni stimolano una maggiore conoscenza sia del reale che della fantasia, creano argomenti di dialogo e di scambio di opinioni e ci ricordano che non hanno valore solo le cose che hanno un prezzo. L'arte unisce, ma impegnarsi nell'arte significa anche accettare prospettive diverse ed accogliere la possibilità che possano coesistere ottiche diverse, talvolta persino incoerenti. L'arte è interrogarsi, riflettere e condividere. Questa condivisione avviene tra gli individui, così come tra l'opera d'arte e gli occhi delle persone diverse, che non hanno tutti la stessa percezione. In questa mostra noi esponiamo opere eseguite con varie tecniche, pittoriche e scultoriche, olio, acquarello, materico, matita, carboncino e via dicendo. Gli artisti di Arte Colonio sono dei veri professionisti che sanno mettere amore, impegno, tecnica e capacità, bellezza e gusto nelle opere eseguite. Buona visita a tutti voi e di nuovo grazie della partecipazione.